Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Scivia in questo nuovo video di Persona 5 Royal. Bene, andiamo dai, caramba, perché dobbiamo uscire con Mishima, che dovrebbe essere qui vicina, vicino. Mishima. Gelida. Oh, giusto, che ne dici? Possiamo parlare di nuovo a proposito dell'altra volta? Sento che il mio legame si rafforzerà. Allora, cosa vuoi fare? Vuoi andare a parlare con Mishima? E parliamo, grazie. Vorrei andare in un posto dove potrei parlare da solo. Che dici del parco? Ho riflettuto pochino su Akayama. E qui dobbiamo dirgli, non vuoi intervenire? Beh, in realtà stavo proprio per dire la stessa cosa. Insomma, dargli la caccia non vi aiuterà a diventare famosi. Sarebbe pressoché inutile. E qui dobbiamo dirgli, ti importa ancora della fama? Aspetta, come fai a saperlo? Oh, capito. Un ladro che risveglia i cuori sa certo scorgere cosa succede nel profondo dell'anima della psiche. Sai, creato il fansite per diffondere il vostro messaggio di giustizia nel mondo, ma prima che me ne accorgessi ho iniziato ad aiutarvi solo perché così sarei potuto diventare famoso, anche se forse è sempre stata quella la vera motivazione. Non so, credevo di farlo per il segno in segno di rispetto nei vostri confronti, ma in fondo penso che volessi semplicemente mostrare a tutti di valere più di una nullità. Ma guarda dove mi ha portato. Sono solo un perdente egoista aggrappato alla vostra popolarità. Non mi merito di lavorare a fianco dei valorosi da di fantasma. Beh, grazie di tutto. Ciao. È del solito, non c'è niente da fare. Aio. Cavolo, ho mangiato la polvere. Che razza di idiota. Non so nemmeno scappare. Lavorando con i lati mi sono convinto di poter cambiare il mondo, ma è stata solo opera vostra. Io sono impotente, come sempre. È la verità. Mi chiedo se esiste davvero un modo per un tipo patetico come me di darvi una mano. E qui dobbiamo dirgli il fansite. Ci sono. Il mio potere speciale risiede nella gestione del fansite. Ma non voglio più occuparmi di relazioni pubbliche. Prima di tutto, quel sito dovrà essere un'oasi per tutte le persone seriamente in difficoltà. Dopo quello che mi è successo con Kamoshida, so quanto può essere difficile denunciare le ingiustizie. Ergo, fin tanto che ci saranno voci che chiamano i ladri, io li aiuterò a farsi sentire. Mishima sembra sempre più motivato. Olà! Aumenta di molto i PE guadagnati in battaglia. Beh, questo mi fa tanto piacere. Yes. Così finalmente possiamo salire più in fretta di prima. In ogni caso, dimentichiamoci della caccia da Akayama, ok? Sono ancora preoccupato per alcune voci che lo riguardano, ma farò altre ricerche. Non è comunque il cattivo ragazzo che finge di essere. Pare sia molto dolce con la sua ragazza. Riesci a immaginarlo? Parlavamo di matrimonio già alle scuole medie. Un po' lo invidio, ma dirlo tutta. Già, matane. Comunque, ci vediamo. Oh, Gelida. Quello che ti ho detto su Akayama era vero. Non erano semplici voci. Il fansite ha trovato un post da parte di una ragazza che penso sia fidanzata di Akayama. Dice di essere preoccupata perché il ragazzo frequenta dei tipi loschi e si comporta in modo strano. Sembra che ci siano abbastanza prove per renderlo un bersaglio, ma continuerò a indagare per sicurezza. È il tuo momento di gloria. Eh sì, lascia fare a me. Non possiamo ignorare le richieste di aiuto del fansite. Nemmeno io mi ero accorto di quanto il fansite fosse importante per me. Grazie, Gelida, per avermi aiutato ad arrivare a questo punto. Ci continuiamo così. Ciao! Bene,
Ci vuole pazienza. Va bene, adesso la giornata passerà e dovremmo a scuola ricevere una domanda. Già. Oh, siamo 84. Quando toccherà al presidente Okamura chiedere scusa in ginocchio? Speriamo il prima possibile. Contiamo su di voi, Lady Fantasma. Non deluderci. Sai, i politici che Okamura si meritano il castigo divino. Sia i politici. Oh no, anche qui hanno esaurito il merchandise dei Lady Fantasma. Ci hanno papinato oggi. Ma porca vacca. Ok. そういえば Oh, professore Ushiburo, quello che ci disse dico, ieri sono andato a comprare un regalo per la mia nipote. In vendita c'era un costume del ladro fantasma. Sarebbe la fine per questo paese se i ragazzini iniziassero a voler diventare come loro. Siate già al secondo anno di liceo, dovreste avere una chiara visione sul vostro futuro. Se bramate sicurezza e stabilità, un impiego statale è una delle migliori opzioni. Ehi, Gelida. Scommetto che pensate che i lavori statali siano tutti d'ufficio, ma anche i pescatori di Nagaragawa sono impiegati dello Stato. Ditemi a quale settore appartengono. E qui dobbiamo dirgli Brassafallata, Agenzia delle Casse Imperiali. Corretta. Oh, mi stupisce che tu lo sappia. Solo i pescatori cormorani di Nagarabagasala vengono impiegati ufficialmente dalla Cassa Imperiale. A loro viene garantito un posto nel Consiglio delle Cerimonie dell'Agenzia della Cassa Imperiali. Sappiate però che è un'industria inaccessibile, poiché l'occasione, l'occupazione è ereditaria. Per un lavoro governativo puntate alla dieta, anche se in molti vi diranno che anch'esso è ereditario. Hai sentito la domanda? Non ci sono proprio. Magari è un tipo sveglio, per davvero? Mi sorprende. Oh cavolo, l'insegnante si sta guardando. Hai visto, eh? E abbiamo preso un punto che probabilmente non ci servirà neanche un cazzo. E infatti. Vabbè. Io ne ho sinceramente piene le scatole di politici d'oggi. Possibile che non ce ne sia uno che pensi al bene del paese? Già, le news dicono che l'indice di gradimento del gabinetto è precipitato nuovamente. Spero che non sia precipitato qualcosa nel gabinetto, perché sennò bisogna tirare lo scarico. Sono l'opposto di noi. La nostra popolarità ascende di pari passo con il gabinetto, con il gradimento. Per levare il gabinetto mi sono lasciato andare. Giù per lo scarico. Ok. Io. Quanti giorni mancano? Ah, solo 12. Sicuro che sia il momento di rilassarsi? Sì, che è il momento di rilassarsi. Tu non ti preoccupare, che ci penso me. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo uscire con Makoto, che però non ci ha scritto. No, purtroppo no. E Makoto dovrebbe essere al. Sì, fuori dalla biblioteca. Andiamo. Vediamo se la troviamo qui. Oh, salve. Oh, Shiva, hai deciso cosa facciamo oggi? Usciamo insieme. Oh, ora? Va bene. È proprio così. Sì, potremmo prendercela un po' più con calma. Ah, ho parlato con Eiko e mi ha detto che per il suo ragazzo va bene se usciamo tutti insieme. Mi ha chiesto di mostrarle la tua foto, però. Ti trova un po' sfigato. Beh, sei detto da uno stronzo. Mi ha detto che il suo su casa vince a mani basse. Ma se ti vedesse di persona, penso che cambierebbe idea. Non ti preoccupare, ti sarò di sostegno. Dovrei fingere di essere il ragazzo di Makoto e incontrare Eiko. Ok. Sì, va, fate un giro, va che è meglio. Grazie al cielo, sentirò Eiko. Ci vediamo al dinner, come ti avevo anticipato. Ehi, io sono Tsukasa. No, è proprio bello. Eiko mi ha tanto parlato di voi. Tu sei la presidente del consiglio studentesco, vero Makoto-chan? O vorrei far parte di quel consiglio? Oh, Sì, già. Quattro occhi
È il tuo ragazzo, dico bene? Sì, sì. Ah, però si direbbe che le cose non vadano troppo bene tra di voi. La bara dell'amore sembra vuota. Davvero state insieme? È simpatico come un dito nel culo. L'amore ha tante forme. Già, a lui non piace se gli sto troppo appiccicato addosso. Ah, ho capito, il vostro amore non è minimamente paragonabile al nostro. Eh sì. Ehi piccola, cosa hai fatto oggi? Non ti ricordavo così sexy. Oh, casa. Oddio. Scusa, devo andare in bagno. A dopo, Cellino. Sì. Cellino. Oh no. C'è una cosa che vorrei chiederti. Le tue intenzioni riguardo a Eiko sono serie? Mi stavo giusto chiedendo, quando è che la nostra studentessa modello scoprirà le carte? Ora che mi ricordo, Eiko mi ha detto che avevi tanta voglia di conoscermi. Come mai? Volevo solo essere sicura che tu fossi la persona giusta per lei. Accidenti, tu sì che ci tieni le tue amiche. Ottimo, come dico sempre, gli amici sono importantissimi, eccetera, eccetera. Molto, molto preso. Anzi, gli amici della mia bella sono anche amici miei. Perché non mi dai il tuo numero? Eh? Perché l'ha chiesto solo a lei, non l'ha chiesto a lui? Ma... Che c'è? Avanti, dammi il tuo numero. E qui dobbiamo dirgli... Prendi il mio di numero. Nessuno ti ha interpellato, quattro occhi. Simpatico, un dito, guarda. Ad ogni modo, Eiko me l'ha già dato il tuo numero, Mako-chan, non preoccuparti. Ho un'altra domanda da farti. Non intendi portare Eiko nel tuo locale, vero? Cosa? Pensi che farei una cosa simile? Neanche per sogno. È peccato che tutti pensino che quelli come me siano solo in cerca di avventure. Il mio amore per Eiko è puro, come la neve. È la verità. E qualcosa non va? Oh, stavo solo conoscendo meglio i tuoi amichetti, tesoro. Beh, adesso devo andare, tra poco è il mio turno al lavoro. Oh, devo andare anch'io. Ciao. Cioè così, proprio. Speriamo non la stia ingannando. No, no, assolutamente. Ma nonostante i miei sospetti, non ho prove contro di lui. Ed Eiko sembra molto felice che stia solo ostacolando la loro felicità. E qui dobbiamo dirle, non sei solo premurosa. No, sei solo premurosa. E immagino di sì. Cioè, io sono davvero preoccupata per Eiko. Alla fine la mia è solo una sensazione, anche se mio padre diceva di fidarsi dell'istinto. Lost mi ha già mandato un messaggio. Cosa dovrebbe significare? Più di emoji. Sono io, Tsukasa, emoji, cuore, so che siamo, con la K, che siamo appena conosciuti, ma non ho resistito, emoji, telefono. Sono felice di essere tuo amico, Makok, emoji, applauso, emoji, terme. Il messaggio era malapena comprensibile, ma se voglio aiutare Eiko dovrò farci l'abitudine. Arigato. A proposito, ti ringrazio tanto per essere venuto anche tu. Da sola sarei di sicuro andata nel panico. A volte mi detesto oltre ogni dire per quanto sono immatura, ma grazie a te sto migliorando anche in questo, quindi grazie. E sento che stiamo succedendo qualcosa. Chance di curare alterazioni negative infitte ai membri del gruppo. Bene. Yes. Ottimo. Ikimashouka. Sarà meglio che andiamo anche noi. Se ci sono novità ti avviso. Sore già. Ciao. Ehi Shiba, grazie infinite per quello che hai fatto oggi. Mi sento stranamente esausta. Mi ricorda di quando siamo andati al distretto delle luci rosse. Abbiamo preso strade diverse, ma Lost continuava a mandare i messaggi. Usa questi strani simboli, non capisco cosa dice. Vorrei ignorarlo, ma per il bene di Eiko non posso farlo. Digli che sei in appuntamento. Oh sì, sarebbe una buona scusa per ignorarlo. Hai delle ottime idee, grazie, proverò a rispondergli così. Non riesco a scollarmi di dosso i dubbi su quel ragazzo.
non sembra una persona cattiva, ma nemmeno un tipo opposto. Mi servono altre informazioni. Grazie per il consiglio, ci sentiamo dopo. Ecco questo dopo. Quindi non vado a dormire, ci vediamo dopo. Oh, kaettaka. Kaettakate. Dunque, adesso salviamo e andiamo dal nostro solito servizio di lavanderia, bagno pubblico. Ok, proviamoci. Vai. Yosh. Perfetto. Speriamo di riuscire un giorno a lavare tutte. Perfetto. Chiama. Hi. Ai, ai, è stato un piacere. E adesso dobbiamo fare un rispondere a una domanda alla TV, alle Blank, che sarà pubblicare una fedina penale. Eccolo qui. L'era informatica è certamente insidiosa. Potrebbe aver commesso un reato informatico senza saperlo. Considerate le seguenti opzioni: pubblicare una fedina penale, insultare qualcuno su internet. Quale delle precedenti e diffamazioni? A voi la sentenza. Quindi noi dobbiamo ovviamente rispondere: pubblicare una fedina penale. Ok. La risposta esatta è la A. Divulgare la fedina penale di qualcuno è un crimine. Se affermate pubblicamente qualcosa che danneggia la reputazione di qualcuno, lo state calunniando. Gli insulti non sono considerati diffamazione, ma è un altro tipo di creato. Hai visto? Ok. Tanto quello siamo a posto, eravamo già al massimo, dobbiamo trovare soltanto coraggio. E adesso facciamo un piccolo viaggio a Jinboku, che c'è una libreria, perché domani abbiamo molto tempo. Jinboku, l'avevo vista da queste parti effettivamente. No, Kojiji, questo non è Jinboku. Ma che cazzo è Jinboku? L'ho visto sicuramente, ma lo sono perso. Eccolo qui, Jinboku. Ok, dobbiamo andare qui perché c'è una libreria che dobbiamo prendere. Spadaccino provetto. Wow, queste file di file di librerie sono uno spettacolo grandioso. Allora, è questa Jinboku? Dai, entriamo nel negozio. Oh, benvenuto! Oh, sei molto giovane rispetto alla media dei nostri clienti. Noi vendiamo libri per un pubblico esperto. Potrebbe essere lettura difficile per un liceale. Vuol dire che ti venderò un libro più facile che abbiamo. Leggilo con calma. Spadaccino e provetto. La storia di un grande spadaccino ha coraggio. Coraggio, beh, forse ci darà coraggio questo. Ok. Direi che siamo a posto. Grazie, torni ancora. Ok. D'accordo, andiamo in un altro posto. Adesso dobbiamo andare alle Blank perché devo uscire con Soijiro. Se lo trovo, Shiojinjava, le Blank. Così siamo a posto. Vai. Come devo comportarmi con quell'uomo? Uff, che mal di testa. Soijiro sembra preoccupato per la questione dello zio di Futaba. È giusto che mi intrometta nei problemi di Soijiro e Futaba. Sento che la gentilezza, finalmente. Se hai l'aria di uno che vuole dire qualcosa. Ok. Aiutalo. Beh, preoccuparsi è inutile. Aiutami a pulire. Ecco qua. Oh, vedi chi c'è. Futaba, che succede? Non è da te venire qui così tardi. Guarda, se giro. Dati bancari, transazioni, operazioni, morosità dello zio, tutti gli scheletri nell'armadio. Come hai tenuto tutte quelle informazioni? A grando, naturalmente. Lo zio è sommerso da debiti. Con queste informazioni in mano non potremo perdere nessuna causa. Quello che hai fatto è reato, sciocca. Non potremo mai usare questa roba in un processo. Ma... che fosse sommerso di debiti, l'ho sempre saputo. Non cercherà mai di riottenere la tua custodia, quindi non farà più sciocchezze del genere, ok? Ma sul giro, l'ho fatto solo per te, per tutte quelle brutte cose che ti ha detto. Ecco, ho riflettuto, sai? Quando ne avevi bisogno io non ti ho aiutata come avevo dovuto. Quindi forse è vero che c'è chi potrebbe prendersi meglio quello di te. Che vuoi dire? Non posso restare qui? Sono solo un fastidio? No, non voglio dire quello. Non mi vuoi neanche tu, Soijiro? Non voglio dire quello. Penso soltanto che per il tuo bene forse dovresti
E va bene, tanto ho Shiva, Mona e tutti gli altri. Tu se vuoi puoi stare qui a giocare con i tuoi stupidi chicchi di caffè. Vuole molto bene più a voi che a me. In effetti ha senso, dopo tutto siete stati voi a salvarla. Ma dove ho sbagliato? Io mi sono davvero sforzato per prendermi cura di Futaba e guarda com'è andata a finire. Mi ripeto che era per lei che continuavo a preparare il curry di Wakaba, ma adesso credo che sotto sotto fosse solo una scusa per mantenere le distanze. Alla fine il caffè e il curry che tutti amano così tanto sono solo delle scuse. E qui dobbiamo dirgli forse è così. Già, in fin dei conti, ho trascorso molto più tempo in questo caffè che a cercare di parlare con Futaba. Vado fuori a fumare, ho bisogno di calmarmi. Mi dispiace doverti caricare anche di questo peso, ma potresti andare da Futaba? È meglio se vado da sopra. Shiva. E qui dobbiamo dirle... vuoi parlare? Sì, grazie. Sai, quando ero piccola mia madre mi parlava tanto di Soijiro, di quanto era bravo a preparare il suo curry, di come era interessante parlare con lui. Ricordo tutto. Ricordo anche quando ogni volta che parlava di lui sorrideva. Soijiro le piaceva davvero tanto. Ma se non ci stava mai. Oggi ho detto delle cose molto cattive. Non è colpa sua se mia madre è morta o se mi sono isolata dal mondo. E per colpa mia Soijiro ha preso un mucchio di soldi, perso. Ho solo pensato che avessi ottenuto delle informazioni sarei potuta restare con lui. E qui dobbiamo dirle, dovresti dirglielo. Sì, hai ragione. Futaba, posso entrare? La camera sarebbe di lui. Comunque Soijiro, io... Senti, mi dispiace per quello che ho detto prima. Se a te sta bene, vorrei che restassi qui con me. Per sempre. Per sempre? Lo so che ti divertiresti di più a vivere con dei tuoi coetanei come Shiva, ma farò tutto il possibile per vedere le cose anche dal tuo punto di vista. Quindi, vuoi restare con me? Ah? Cos'era? Una specie di proposta di matrimonio? Ma smettila di ridere. Sei sfibrante, come al solito. Ehi, Soijiro. Lo so che ti ho causato un mucchio di guai, ma io voglio davvero restare qui con te. Perciò, io dico, continuiamo a vivere insieme. Futaba? Mi dispiace non averti detto queste cose prima. Grazie per aver accolto una persona pessima come me. Sei sicura di stare bene qui con me? Non vorresti stare con nessun altro. Non vorrei stare. Se abbiamo decisi, non venire da me a lamentarti se poi te ne penti. A dire il vero, farò di tutto per non farti pentire di questa scelta. Se avrai mai bisogno di aiuto, dimmelo che ti mando Shiva. Non sarò cordialissimo, ma ti proteggerò sempre. E puoi stare con me finché vuoi, per sempre se vuoi. Sì, per sempre. Non vedo l'ora di continuare a vivere anche con te, Shiva. Aspetta un attimo. Ah, è quasi l'ora dello streaming in diretta. Oh, ma fai streaming? Questa settimana ospitano il regista. Ah, quindi nel senso va a vederlo. Scappo, ciao. Che stupido che sono. Per tutta la vita ho sempre cercato di evitare questo tipo di conflitti. Non ho... protetto Wakaba quando ho capito che qualcosa non andava e ho difeso te e non ho difeso te. Invece mi ripetevo che non è possibile lottare contro la legge, contro la società, che bisogna accettare ciò che capita. Ma quelle erano solo scuse per non ribellarmi. Erano la facile scappatoia che desideravo. Forse invece di quella scemenza sul caffè dovrei insegnarti a non commettere i miei stessi errori.
Eccomi di nuovo a lamentarmi, ma sento che oggi mi sono liberato di un gran peso. Grazie per avermi fatto capire cos'è davvero importante nella vita. Ecco qua. Fuck, rango 7. Perfetto. Dai, che ci stiamo avvicinando piano piano a maxare anche loro. E adesso non so, non si sa perché. Beh, sarà meglio che torni a casa, anch'io. Non stare sveglio fino a tardi, ok? Devi alzarti presto. Ok, gentilezza. Perfetto, siamo al massimo. Dicevo, adesso non so perché ci chiamerà. Vabbè. Oh, ehi, è per strada, quindi proprio è sceso un attimo e ha aperto il telefono. Ti va di parlare? Ho parlato di nuovo con Futaba. Non so perché abbia aspettato tutto questo tempo per farlo, ma finalmente abbiamo parlato con sincerità. Come dire, ora sembriamo davvero una famiglia. Non faccio solo finta di esserlo, ed è solo grazie al tuo aiuto. Quindi, grazie davvero. E qui dobbiamo dirgli... ora ti senti un vero papà? Un vero padre, dolcinato da morire, ma non posso negarlo. Ehi, ma che faccio? Chiamo un tizio per blaterare dei miei sentimenti. Immagino che tu non sia proprio un tipo qualunque. Va bene, metto giù intanto che ho ancora la mia dignità. A domani. E... ah, beh, c'è la signorina. Ai! E ci ha dato 4 vestiti. D'accordo, ci vediamo dopo, a scuola presumo, perché adesso ci dovrebbe essere lei a lezione. Che però intanto sulla via incontriamo Ryuji di scuola. Buongiorno. Ehi, hai visto gli ultimi commenti in rete? C'è un sacco di odio verso Kumara, è un mare di aspettative su di noi. Sarà meglio sistemare questa cosa il prima possibile, perché oggi non andiamo al palazzo. E però come al solito rifiutiamo... non essere impaziente. Hai proprio dei tempi tutti tuoi, eh? È la nostra chance per mettere in mostra il potere dei ladri fantasma. Non rimandare troppo. Ok. Sate, hajimemashouka. Adesso la signorina ci regalerà il tempo libero per poter leggere e leggeremo Spadaccino Provetto, che purtroppo è diviso in 3 parti, ma ne faremo solo 2. Bene, cominciamo per prima cosa, faremo un riassunto della scorsa lezione. Professor Yuni è pregato di recarsi subito in sala docenti. Non de show. Oh, vado in sala docenti, nel frattempo ho continuato a studiare. La Kawakami ci ha gentilmente concesso del tempo libero. Dobbiamo fare un uso buono. Allora, cosa vogliamo fare? Leggi Spadaccino Provetto. Spadaccino Provvedete che è 3, porca vacca. Vabbè. Un cuore che non indugia è la vera essenza del Bushido. Comprendere appieno lo spirito dei samurai è utile, ma questo libro sembra piuttosto impegnativo. Hai ancora un po' di tempo. Un cuore che non indietreggia il segreto del Bushido. Questo libro lo stai divorando. Quel manuale sulla lettura rapida ti è servito davvero. Beh, fino a dove sei arrivato? Restano ancora diverse pagine da leggere un'altra volta. Lì è con l'insegnante. Chi era fatto quell'annuncio? Ad ogni modo, per ora torniamo alla nostra sezione. Più, ci è mancato poco. Comunque, grazie a Kawakami abbiamo tenuto un bel po' di tempo libero. E adesso... già. Allora, cosa facciamo? Vediamo. Bene, dobbiamo andare a Shinjuku a fare una lettura della buona sorte in coraggio. E quindi dopo dobbiamo andare all'Accademia Shinjin. Ok, va bene. Dobbiamo andare a scuola. Oltre che stia da questo, fare una lettura. Lettura della buona sorte. Lettura della buona sorte. In coraggio.
se la signora si dà una mossa, coraggio, vai. Ok, quindi torniamo all'accademia e andiamo a Otakome, dove, vicino alla biblioteca, dove potremo leggere Spadaccino Provetto. Ok. Perfetto. Adesso ritorniamo a scuola. Che qua. Otakome qui. Biblioteca. Perfetto. Quindi andiamo a leggere. Allora, salutiamo un attimo, perché se faccio una cacata almeno così carico, perché io intanto le faccio. Per leggere già dove dovevamo andare? Angolo studio. Stavo dal tour, ok. Questo sembra un bel posto, tranquillo, per leggere un libro. Grazie a quel libro sulla lettura. Va bene, ok. E finiamo questo, Spadaccino Provetto. Perfetto. Un cuore fiero e fiducioso è la verità della base del Bushido. Comprendere appieno lo spirito del samurai è utile, ma questo libro sembra piuttosto impegnativo. Vabbè. Hai finito di leggere Spadaccino Provetto? Sono sicuro che ora capirai molto meglio la forza dell'animo di un vero maestro di spada. E vai. 9 punti. Dai, ci siamo quasi. D'accordo, torniamo a casa. Benissimo. Kaeta Kate! Ci ha dato 3 punti, ma in realtà ci ha dato di più, perché grazie alla lettura di Kaia ha fatto sì che potessimo avere di più, solo che su schermo ne abbiamo viste solo 3. Adesso dobbiamo andare al piano di sopra a vedere il DVD 31. Ok. 2 di 2, se non sbaglio. Guarda un DVD. Esatto, così facciamo anche questa. E ci darà coraggio più 3. Così abbiamo maxato al massimo il bonus del coraggio. Il redattore pretende il manoscritto, ma lo scrittore abbassa il capo sconfitto. Non c'è tempo per il blocco dello scrittore. Come farà con la scadenza? E abbiamo finito 31. Coraggio. Perfetto. E a lei abbiamo maxato la stella, ragazzi. Finalmente. Tutto al massimo. Benissimo. Yes. Tuo coraggio, cuor di leone. Adesso yes. Non abbiamo più problemi. Istituiamo subito il DVD. Ma prima andiamo a dormire. Mi sembra giusto, no? Perfetto. Ottimo. Siamo al primo sabato del mese. Allora. Scusate di dirvi che grazie a questo faremo un bel trofeo, un bel achievement, un obiettivo, come volete chiamarlo. Si chiama Perfeziona... Perfezione paura si chiama, quindi è questo che abbiamo fatto. Bene, cosa pensi che succederà a Okamura Food? Anche se il CEO dovesse avere un risveglio del cuore, l'immagine dell'azienda ormai è rovinata. Immagino che i loro titoli siano crollati. Pensi che Okamura abbia davvero sfruttato i suoi dipendenti? Ogni piccola voce in corridoio diventa virale ultimamente. E se fosse tutta una bugia? Cioè, se fosse vero, le vittime sarebbero degli impiegati stessi. No, le voci sulla Okamura Food erano già ben note agli addetti ai lavori. Sta correndo con la fantasia. Bene. Ehi, hai sentito? L'incontro sportivo è andato benissimo. In modo in cui hanno ribaltato ogni pronostico conquistando la vittoria, sembrava quasi un film. Sì, questa volta hanno giocato in modo incredibile. Chissà quanti allenamenti... È bello vedere in giro più persone dall'aria sorridente. Aspetta, sei davvero andato a vederlo? So cosa intendi, però forse andrò anch'io a fargli il tifo. Shizawa, stanno parlando. Quanti giorni ci restano? Non ci restano, non ci stiamo avvicinando troppo. È difficile concentrarsi sapendo che... cosa ci aspetta? Già, queste lezioni mi entrano da un orecchio ed escono dall'altro. Lui c'è sempre la scusa. Quindi Ryuji, per te non è cambiato nulla. Ti aiuterò volentieri a studiare se vuoi. In fondo sono al terzo anno.
Vorrei poter dire no, ma sono nella merda più nera. Sì, direi che è finita la missione, sarà fattibile. Giusto, dividere la nostra attenzione tra due problemi non ci aiuta psicologicamente. Mancano solo 10 giorni, potrebbe essere il nostro momento più critico. E adesso dobbiamo uscire con il nostro caro amico gamer, quindi vediamo un pochino dov'è, eccolo qui. Non vuoi allenarti? Pensavo volessi migliorare. Sarò in sala giochi oggi, sarebbe divertente giocare insieme. Ok, vai subito. Ok, ti aspetto. Vai. Andiamo a... Ok. Puoi trovare un sacco di roba. Questo l'avevo già detto, non mi interessa. Dite allenamento oggi. Posso insegnarti un sacco di cose. Sento di potermi avvicinare. Va bene. Cosa vuoi fare? Vuoi uscire con lui? Certo, gioca con lui. Comunque, tu hai mangiato, Jaida? Sto venendo di fame. Anche se in realtà la fame neanche la sento quando gioco. È successo qualcosa? No, qui dobbiamo dire andiamo a mangiare. E poi ok. Cosa? Su serio? Sei sicuro? L'allenamento di oggi sarà una lezione. E se mi pagherai il pasto potrai partecipare gratis a questo corso. Ok, rispondiamo. Io avrò il mio pasto e tu il tuo allenamento. Tutti contenti? Dai, non farmi perdere altro tempo e portami a mangiare da qualche parte. Oh, sono pieno. Devo mangiare tanto perché sto combattendo una guerra. Non te l'ho detto? A scuola combatto duramente contro gli altri bambini. Mi attaccano in gruppo, quindi non posso abbassare la guardia. Oggi mi hanno solo tirato pezzi di gomma da cancellare nel pranzo, quindi ho vinto il round. E qui dovevo dirgli... fanno i bulli con te? Ok. È una guerra. Ora sono sulla difensiva, ma sto aspettando l'occasione per contrattaccare. Se mi impegnassi davvero potrei batterli in un secondo, solo che non è il momento giusto. È seccante doversi guardare continuamente alle spalle, però magari potrei chiedergli ai Lady Fantasma di occuparsi di loro. Il cibo in tavola, tesoro. Oh, beh, oggi hai perso. Vuol dire che la prossima volta dovrai impegnarti di più. Ora mangia e starai meglio. Non sei arrabbiata? Certo che no. Hai fatto del tuo meglio, è questo che conta. Ora smettila di piangere. Che buffonata, quando perdi è finita. Me l'ha detto la mamma. Ah, beh, allora. Mamma lotta contro la scuola. Per come ci insegnano, per come vengono trattati gli alunni, per le dimensioni delle classi. Dopo il divorzio la mamma mi ha cresciuto da sola. Dice che è fastidioso, faticoso. Esce prestissimo per andare a lavorare, poi torna la sera tardi per occuparsi di me. È naturale che si aspetti tanto dalla scuola, giusto? Ma i miei compagni la prendono in giro dicendo che si lamenta sempre. Quando gli dico di smetterla mi chiamano cocco di mamma. È così che è iniziata la guerra. Mamma viene presa in giro perché sono debole. Perché ecco perché devo diventare forte. E qui dobbiamo dirgli: questo è lo spirito giusto. Questo è lo spirito. Arigato. Beh, se ora perdessi, i Lady Fantasma riderebbero di me. Ho molta strada da fare. Oh, prima che mi dimentichi, devo farti vedere una cosa. Ma non dirò a nessuno, ok? Ti mostrerò un modo sicuro per vincere. Meglio così, no? Ok. Intimidisci i nemici nelle negoziazioni e ottieni una persona più facilmente. Beh, è una cosa buona se negoziassi. Ma non lo faccio mai perché abbiamo trovato un metodo molto migliore per prendere le creature. Ok. Vorrei essere un membro dei Lady Fantasma e aiutarti a sconfiggere tutti i cattivi con questo metodo, con questo mondo. Oh, si è fatto tardi, devo andare a casa. Non ci interessa, siamo al massimo. Ok. Matane. Grazie per la cena, ci vediamo. Adesso dobbiamo scegliere, certo.
Oh, grazie per la merenda, per la cena. Tecnicamente anche quella è un allenamento. Abbiamo parlato solo di me oggi, quindi la prossima volta devi dirmi di più sull'antifantasma. Magari possiamo andare a mangiare di nuovo, che già che ci siamo. Certo. Davvero? Grazie. Ora che ci penso, è da tempo che non esco a mangiare con qualcuno che non sia mia mamma. Ok, andiamo a mangiare un hamburger la prossima volta. È il mio piatto preferito. Ora che ci penso, la mamma è da un po' che non fa un hamburger. Mi sembra sempre così impegnata, quindi non c'è molto che possa fare. Chissà se tornerà a casa tardi anche stanotte. Ok, ciao Gelida, ci vediamo nella sala giochi. Oh, kaetta ka. Kaetta kate. Ehi, andiamo, sì, sì, va di là, sai che ci vado sempre. Ok, andiamo al bagno pubblico. Dato che è il primo giorno del mese, qui dovrebbe esserci anche... No, un colcazzo glorioso proprio. Andiamo di qua e facciamo le solite cose. Queste armature sembrano che non diminuiscano mai. Ce ne sono sempre un sacco. Perfetto. Adesso abbiamo due messaggi sul telefono. Uno dovrebbe essere di Mishima e l'altro dovrebbe essere di Y, credo. Adesso comunque sia... Okay. Salviamo. E vediamo di chi sono. Perché dovremmo uscire in teoria con... senza teoria... con i Y, ma prima di fare, vediamo se è vero, esatto, prima di fare ciò dobbiamo andare a vedere legge di Central Street. E con Central Street dovrebbe essere qui, Central Street, e così è il DVD 31, quindi non abbiamo più bisogno di prendere i DVD, perché comunque le nostre statistiche sono al massimo, ma nel caso voi non lo siate ancora potete prendere qualcun altro. Ok, ristruttiamo, grazie mille, se serve altro va via. Perfetto. Ottimo, fatto ciò, possiamo rispondere a lui. Il negozio è ancora aperto, passa se riesci. Ok, vai subito. Ok, sbrigati. A posto. Adesso ci parliamo. E niente, ci parliamo. Io ho il PC, lo uso un po' che faccio le stesse cose. Ok, voglio lavorare. Questa volta dovrai raccogliere delle informazioni. Dovrai cavartela da solo, però. Io ho altre cose da cui preoccuparmi. Ok. Cosa vuoi fare? Passa il tempo con lui. Il tizio che devi cercare è un senza tetto, ma lui sa che parlo. Di che parlo? Lo trovi da qualche parte a Shibuya. Raccogli informazioni su voci, su un accordo clandestino e non destare sospetti. Io ho altre cose a cui badare, quindi... faccio affidamento su di te, ragazzino. Quindi vorresti sapere qualcosa sul mercato nero, eh? Se su internet puoi trovare di tutto ciò di cui hai bisogno, giusto? O stai cercando di spingerti ancora oltre, te lo leggo negli occhi. Chi ti ha mandato, e qui dovremmo dirgli, non ti riguarda. Certo, comunque te lo dirò, ma solo questa volta. Stai ficcando il naso in affari topoloschi. Ok, mi comporterò come se stessi parlando da solo, ok? Non posso promettere che dirò qualcosa di utile. Un pezzo grosso della mafia a Hong Kong è venuto in Giappone verso Capodanno. Sembra che sia successo qualcosa con un grosso investitore asiatico, un affare da 100 milioni di yen. Un'operazione di questa portata potrebbe essere sulla bocca di tutti. Forse hanno affittato una sorta di club di lusso per mantenerla il più possibile riservata. Non ho sentito nulla del genere, però. Ok, è tutto, vattene. Il tuo negozio è fantastico, come sempre. Bella merce, guai. È bello sentirlo dire Tsuda-san. Scommetto che con quei modelli così realistici potresti iniziare una guerra. Davvero, sono pazzeschi. Ora devo andare, però. Benvenuto. Oh, Iwai, prendo un pezzo per ogni modello che mi hai mostrato. Mi serve un intero arsenale. Quanto ci vorrà? Dipende da quanto arriveranno i pezzi. Alcune parti andranno personalizzate. In quel caso i tempi di attesa non dipendono da me. Dimmi, Mune, come si chiama il tuo figlio? Kaoru-kun, giusto? Esatto.
Beh, se non consigliare in tempo, potrei rivelargli a Kaoru il tuo piccolo segreto. Su, da, ascolta. Chissà come reagirebbe un adolescente scoprendo che il padre è stato nella Yakuza. Se le cose andranno male, potremmo trovare a venderlo di nuovo. Chi? Ok, il tuo ordine avrà la precedenza. Sei contento? Molto. Bene, sono impaziente di risentirti. Presto. Scusa per l'attesa, ragazzo. Ma vaffanculo. Maledizione. Quello è il Suda? Dovevo dirgli? Ah. Già. Mi dispiace che tu abbia assistito. Comunque, com'è andata? Hai scoperto qualcosa di interessante? E qui dovremmo dirgli un affare a 100 milioni di yen. Oh, e così qualcuno ha fatto un grosso affare con la mafia di Hong Kong per 100 milioni di yen. È successo intorno a Capodanno. Non mi sorprenderebbe se Tsuda fosse coinvolto. So che va in giro a vantarsi di un risultato importante ottenuto più o meno all'inizio anno. Devo approfondire ancora per conto mio. Comunque, bel lavoro. Grazie alle tue informazioni potrò dare una bella lezione a Tsuda. E qui dovremmo dirgli... dov'è la mia ricompensa? Ti hanno mai detto che sei davvero esigente? Ma un'altra volta, ok? Sono impaziente di vedere l'espressione di Tsuda. Erano anni che non mi emozionavo tanto. Ed è tutto grazie a te, ragazzo. Sei davvero utile. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Ok, e siamo a 4. Già, dai, siamo quasi a metà. Dai, va bene. Yes. Perfetto. Beh, oggi torno a casa presto e passerò un po' di tempo con Kaoru a festeggiare. Di nuovo, ottimo lavoro, ragazzo. Ora esci, forza. Vabbè, per intanto siamo al massimo. Benissimo. E adesso dobbiamo rispondere appena ci chiamerà. Sono d'accordo. Gianna. Ci vediamo. Mo chi sarà mai? Yo, sono io. Volevo solo avvertirti prima di tornare a casa da Kaoru. Mi hai dato delle ottime informazioni, lo apprezzo sinceramente. Ma ora tu da conoscere il tuo viso potrebbe essere un problema serio. E qui dobbiamo dire sono d'accordo. Capisco, capisci al volo, eh? Per colpa del casino di oggi, ora Tsuda sa che siamo legati. Quindi il trucchetto che abbiamo usato con Mesa, con lui, non funzionerà. Beh, quel che è fatto è fatto. Se il tuo metodo non funziona, devi solo trovarne un altro. Penserò alla prossima mossa. Fino ad allora non fare cose stupide. Se ho bisogno di aiuto, entrerò in contatto. Spero che tu sia pronto. Perfetto. Hi. Hi. Vabbè, è andata così. Perfetto. D'accordo, ci vediamo dopo. E adesso è il 2 ottobre, domenica. Cosa succederà mai di domenica? Oh. Allora. Non vedo l'ora che si scusi pubblicamente. Dovremmo eliminare chiunque causi problemi alla società. O forse possono occuparsi del mio capo. I politici che se la prendono con i grandi fantasma sono dei cretini. Che ne dite di Akechi? Non commenta per paura delle ripercussioni? Il programma di televendite va in onda oggi. Vuoi dare un'occhiata in TV? Oh, ma c'è il televendito. Andiamo a vedere. Eccoci qua. Salve gente, è ora di fare un po' di shopping. Cosa abbiamo oggi in serbo per voi? Apriamo le danze con questo set zucca stregata. Preparatevi per Halloween. Collana e HP. Vabbè, entrambi gli oggetti sono un ok. Vediamo il prossimo. Acqua battesimale, quella che ci interessava a noi. E acqua benedetta. Fanno parte di un unico set. Allora, secondo me il secondo. Adesso leggo e vi dico. Nana. Ok. E invece no, prendiamo il set di zucca stregata, perché a quanto pare quel medaglione potrebbe essere interessante. Vabbè, set di zucca stregata. Non riesco più a parlare oggi. Chi ha detto solo oggi? Ok. E qui vabbè, la solita cosa, non mi sto neanche a fare
Arilelle, le altre sono sempre le stessissime, cosissime. Ok, adesso dovevo andare alla chiesa di Ken a prendere l'acqua battesimale perché costa meno. Però volevo vedere un attimo il set di Affari Loschi qui, il sito di Affari Loschi, se ha consulta Affari Loschi, se ha rinnovato un attimo il... No, è sempre la stessa cosa, ok, giusto per capirci. Ok, devo per forza annullare l'acquisto. Ok, torno presto a trovarci. Andiamo appunto da lì a ba a là. Va bene, io salvo un attimo e andiamo sia alla chiesa che al sottopasso, così siamo a posto. E almeno giusto perché è domenica, domenica è sempre domenica. Ok, andiamo, così se nel caso voi non siete arrivati ancora dove sono arrivato io con le varie stat, almeno così ci arriviamo. Ok, adesso si parte un polmone. Eccolo qui, è posto. Andata. Perfetto. Adesso dobbiamo semplicemente andare alla chiesa. Se ricordo dove è, come si chiama, mi piacerebbe tanto ricordarmi le cose di tanto. È la Kenda, comunque. Kenda dovrebbe essere questa. E andiamo appunto a prendere. Quindi sempre le stesse cose. Ok, acqua battesimale. 2000, solo 2, vabbè, meglio di un occhio, quello fa solo male. Questa cosa fa? Rimuove tutti i bonus delle statistiche di tutti i nemici, è una cosa molto buona. Va bene, fatto ciò, cura tutte le alterazioni, vino, riduce tutti gli HP, no, non c'è più quello che ti rianima. Pazienza. Adesso, fatto ciò, dobbiamo uscire da Komakoto e quindi andiamo al solito posto, Otakome, qui. La cancella della scuola. E usciamo con lei. Perfetto. Stavo guardando la cancella della scuola. Sì. Salve. Oh, hai deciso? Usciamo insieme. Ora? Proprio ora? Beh, parte per questa chiesa. Sì, usciamoci. Sì, forse potremmo prendercela con un po' più di calma. E hai tempo per discutere del ragazzo di Eiko? Sento che potremmo avvicinarci. Prenderesti una pausa? Vabbè, sì, vai, vatti a fare un giro. Arigato. Grazie, vediamoci nell'aula del consiglio studentesco. Possiamo entrare dall'ingresso sul retro. Ok. Ultimamente Tsukasa, il ragazzo di Eiko, mi ha tempestato i messaggi per via del suo lavoro agli orari sballati e spesso mi dà il buongiorno a notte fonda. Oh, porca vacca. Pensi di piacergli? Non saprei. Se mi invitasse a uscire, di sicuro avviserei Eiko. Per adesso la situazione mi sembra piuttosto normale. In genere chiede: come sta il tuo bello? Tutto ok? Pensi che il loro rapporto possa essere serio? Il mio timore è che voglia solo i soldi di Eiko, è dettato unicamente dal pregiudizio. E qui possiamo dire: anch'io nutro sospetti. Sembra una serie TV. Un host fa indebitare donne che poi costringe a vendersi. Ma cose del genere accadono anche nella realtà. Host infidi, traffico di esseri umani. Mio padre mi parlava di bande specializzate nel puntare donne infelici nel giro per Shinjuku. Dove era? Si approfittano della solitudine di quelle ragazze per abusare orribilmente di loro e dopo averle fatte indebitare fino al collo le costringe a vendersi per ripagare i debiti. Ci sono anche altri modi per costringerla a vendersi: ricatti, immigrazione clandestina. Le vittime di queste bande sono innumerevoli, come innumerevoli sono le bande. Mio padre si stava occupando di una particolarmente feroce quando... Durante le indagini fu investito da un camion lanciato in folle corsa. Morì sul colpo, però. All'inizio si pensava fosse stato un incidente. Al funerale, però, si sentì il supervisore di mio padre discutere con mia sorella. Secondo lui era probabile che fosse stato assassinato. Sospettava che l'autista fosse stato assoldato dalla banda su cui stava indagando mio padre. E qui dobbiamo dirgli... come vogliamo, possiamo rispondere.
Non lo so, anche l'autista è morto sul colpo. Pare avesse tracce di stupefacenti nel sangue, però... A ogni modo, dopo l'epurazione di Shinjuku, la banda ha subito un duro colpo. Non so se le cose sarebbero andate allo stesso modo, anche senza la morte di mio padre. Qui dobbiamo dire, era un uomo nobile. Sì. Lo pensi anche tu? Avrei tanto voluto essere un po' più simile a lui. Invece non ho fatto altro che esitare. Questo è anche il motivo per cui mia sorella è diventata procuratore. Non sopportava di stare a guardare mentre il male prevaleva sulla giustizia. Una passione sicuramente trasmessa da nostro padre. Nostra madre era morta diversi anni prima, quindi fummo costretti a badare a noi stesse. La responsabilità e la pressione di quella situazione ricaddero tutte sulle spalle di mia sorella. Perciò a volte si sfoga parlando male del nostro padre e dice che morire era una forma di resa. Demo. Nonostante tutto, però, io non posso fare a meno che di ammirarlo. Spesso mi ritrovo solo a casa perché era sempre fuori per lavoro, ma vederlo portare avanti senza sosta un caso dopo l'altro era qualcosa di straordinario. Era così che aveva scelto di vivere la sua vita, riportando ordine e giustizia intorno a sé. E qui dobbiamo dirle, è ammirevole. Già. Ora che ci penso, era solito ripetermi una frase: la cosa più importante nella vita è scegliere come viverla. Come ho scelto di vivere io? E cosa più importante? Come voglio vivere? E qui dobbiamo dirle, puoi decidere ora. Ora? Hai ragione. Se voglio posso ancora modificare la rotta della mia vita. A essere sinceri, ero decisa a seguire il percorso tracciato da mia sorella per me. Dopo la morte di nostro padre, volevo alleggiare il più possibile il peso, che gravava su di lei. O veramente dovevamo parlare di Eiko? Scusa, ma mi sono dilungata troppo su altre cose. Sai, in realtà non avevo mai parlato con nessuno di mio padre. È molto doloroso per me rievocare il suo ricordo. Ma mi sentivo a mio agio a parlare con te e poi ora credo di avere le idee più chiare sulla mia vita. Arigato. Quindi grazie. Percepisco un profondo legame. Più puoi vedere annulla, rifletti e assorbe se selezioni l'avversario in battaglia. Beh, buone informazioni aggiuntive. Yes. Ok, rango 7. Dai, che stiamo arrivando verso la fine anche con lei. Oh, ma chi sarà mai? Oh, ecco, ancora un messaggio gongolante. Forse anziché andare a Luni mi sposo con... Oh, cazzo. Mi sa che anche lei sta decidendo come vuole di vivere la sua vita, purché si sia sicura di ciò che fa. Oh, un altro messaggio. Tu fai sul serio con Jaida? Ti va di sposarci tutti insieme? Ma questo insieme proprio. Ma che cazzo sta dicendo? Dunque, dobbiamo dirle... non lo so. Se ci stai tu, io ci sto. Ma sì. Non deve essere ridicolo. In questo momento della mia vita il matrimonio è qualcosa di molto lontano all'orizzonte. A proposito, potresti fingere di essere il mio ragazzo ancora per un po'? È il modo migliore che ho per continuare a tenere d'occhio Eiko e Tsukasa. A ogni modo, grazie per avermi ascoltato. Se ci sono novità urgenti ti avviso. Ci vediamo. Oh, ma ancora? Ehi, sei libero al momento? Scusa per essermi sfogata prima. Volevo solo parlare di Eiko, ma ho divagato. Grazie per aver finito di nuovo di essere il mio ragazzo. Quindi mi fido del ragazzo di Eiko, quindi possiamo continuare così finché non trovo la risposta. Qui dobbiamo, ovviamente, cosa possiamo dire? Diciamo certo. Grazie, conto su di te. Vediamo se sarai un fidanzato convincente. Ci sentiamo dopo. Non è che possiamo fare un po' di pratica, intanto giusto per... No, è andata male. E anche stasera in bianco. Allora, sera. Kaetakate. La sera cosa facciamo di solito? Boh, non ci sa. Potremmo provare ad andare qui. Cosa dite? Allora, prima salviamo, ma che se no succedono casini.
Ok. E adesso andiamo qua. Andiamo un po'. Sì, finché dice Kawakami sono a posto. E qui diamo da mangiare alla lavatrice i nostri panni. Che poi non sono nostri, però sono, nel senso, nostri personali, ma nostri trovati. Ok. Ok. Sì, sì, è stato un piacere, insomma. Allora, adesso dobbiamo andare a Shinjuku a farci fare una lettura da Chiaia delle affinità con i guai. Quindi facciamo fare la lettura delle affinità da chi, da lei. Perfetto. Se te la prendiamo, possiamo parlare. Fammi una lettura prima. D'accordo, accomodati. Lettura dell'affinità. Lettura dell'affinità e i guai. I guai. Perfetto, 5.000, vai, fai la lettura. E adesso fatto questo, in questo modo prepareremo il prossimo rango. Dopodiché usciamo con Chiaia e alla prossima occasione rispondiamo, lo so. Ok, non dovrebbe... Sì, non dovrebbero esserci... Sei libero. Che programmi hai? Sei libero. Oggi l'attività è aperta, se ti va passa pure. Ok, vai subito, non vedo l'ora. Siamo qui, signorina. Vabbè. Ciao Jada, ti stavo aspettando, possiamo parlare? Ma certo. Oh, accomodati, quante cose da dirti. Sento che presto ci succederà qualcosa. Sì, sì, vai a farti un giro, ma che è meglio. Sì, per favore, siediti. Ero impaziente di vederti. Il presidente si è costituito, ma hanno parlato anche al notiziario. Lo so, dovevo dire. Sì. Non mi aspettavo altro. È successo tutto così in fretta, ha confessato tutti i crimini. Subito dopo la polizia è venuta a interrogarmi, mi ha confermato la mia innocenza. Il presidente si è assunto tutta la responsabilità, ammettendo di aver raggirato i membri della PC. Oh, a proposito, alcuni della PC hanno detto di aver rinunciato alle pietre sacre, grazie ai miei consigli. Sono i clienti che hai conosciuto anche tu, Jada. Sai... Nelle mie predizioni non avevo visto nulla di simile. Non solo il fatto del membro delle PC è migliorato, ma anche il mio ha iniziato a cambiare. È come se la maledizione che mi perseguitava da quando al villaggio mi chiamavano morto sia sparita. E qui dobbiamo dirle solo perché sei forte. Io? Sì, ora ricordo, l'unico modo per cambiare il fatto è essere determinati. Ora che ci penso, stando alle mie previsioni, avrei dovuto raggiungere l'obiettivo grazie al Trickster. Ma non ho idea di cosa voglia dire, è un vero mistero. Comunque, per la PC e la fine, non verrà più ingannato nessuno. Ah no? Oh, ho appena capito una cosa. Ricordi quando ti ho detto che il presidente sapeva che ero in fuga? Beh, vagabondavo in città con la valigia, l'avrebbe potuto capire chiunque. Lo sapevo. Al tempo ero molto fragile, lo so, ma è comunque imbarazzante che io abbia creduto a un sensitivo. Credo che alcuni uomini sappiano capire una donna, se una donna è vulnerabile. E tu sei per caso quel tipo di uomo, Jada? In realtà, oltre al presidente, c'è un altro accordo di cui vorrei parlarti. È imbarazzante. Per caso ti interessano le donne più grandi? Oh, porca vacca. Puoi scommetterci. Davvero? Ecco, è interessante. Mi dispiace. Se abbiamo tempo per parlare di queste cose, l'abbiamo anche per leggere il tuo futuro, vero? Sento che la grande determinazione ci porterà a qualcosa insieme. Eccolo qua. Attiva l'allarme delle fusioni. Puoi aumentare la possibilità di allarme fino alla fine del giorno. Beh, questo è sempre tramite lei, questo. Yes. Ora guadagni, ora che può offrirti la lettura, infatti, immaginavo. Demo. Anche se il presidente si è costituito, restano delle faccende risolte. Soprattutto gli altri membri della PC, non capisco ancora che stia succedendo. Io devo mettere le cose a posto, dopo tutto in parte è colpa mia. Sì, ora inizia la vera battaglia. Si sta facendo tardi. È ora di chiudere. Devo... Buonanotte.
E adesso ti chiamerà come minimo. Ho riflettuto un sacco. Sono solo una campagnola fuggita dal suo paese natale. Cosa spero di ottenere? E ho capito una cosa: sarei potuta scappare dal presidente come in passato, ma non l'ho fatto. Ho restituito e credo sia merito tuo. Resistito. E qui dobbiamo dirle: è stato tutto merito tuo. Assurdo, non sono una persona così decisa. Sono arrivata a questo punto solo perché eri al mio fianco. Insomma, penso che questo faccia tutto parte del nostro destino. Farò del mio meglio per dargli speranza, la stessa speranza che tu mi hai dato. Non posso abbandonare i membri dell'APC. Spero che nel frattempo continuerai a starmi accanto. Alla prossima. Perfetto. E adesso è quella che dice hi. Eccola qui. E ci ha dato questi. D'accordo, ci vediamo dopo. Adesso passiamo al lunedì 3 ottobre. Che avremo anche una domanda a scuola. Che bello. Oh. Che cosa? Mi scusi, mi piace ripetere. Mada, kimatta wake janai. Tada, kono mama nara tokutai o torikesu kamo tte hanashi da. Kanousei ga aru koto wa kimi to oyago-san ni mo tsutaenai to ikan daro.吉沢さんは最近の大会で好成績を残していると聞いています。特待を取り消すというのはちょっと大げさすぎるんじゃ。気持ちはわかりますが、やはりその3位ではね。やっぱり優勝してくれないと。いや、私は十分にすごいと思ってますよ。 ですが、やはり囚人の代表として特別待遇を受けるにはまだと言いますか。私を恨まないでくれよ。あくまで公正を保つための処置だから。別に退学ってわけじゃないんだ。大会はまだあるし、今度こそ求められる結果を。先生、過度の期待は吉沢さんのプレッシャーになってしまいますから。 プレッシャーだなんてとんでもない。私はただ応援したいんですよ。丸木先生も引き続き、カウンセラーとして吉沢のフォローをお願いします。これは我々指導者も一丸となって吉沢を支えていこうって話ですから。そのために丸木先生にもご同席いただいてますんで。支えるですか。まあそういうことです。 あくまでこのまま成果が出なければという話ですから。話は以上です。解散しましょうか。あ、すみません。今の吉沢だよな。なんか様子が変じゃないか。 Il suo portafortuna. Yoshizawa ha ottosta mitai da na. Itchimatta ka. Hōkago ni todokete yaro. Yoshizawa ni rendaku dake shitokou ze. Accidenti, poraccia. Omamori wasurete kita no kana? Dou deshita ka? Yoshizawa-san no hannō wa? Ee. 落ち込んだ様子でしたので、相当答えたのではないかと。これで少しはやる気を出してくれるといいんですが。3位などに甘んじず、彼女には早くまともな結果を出してもらわねば。教頭先生、何度も言っていますが、こんなやり方では逆効果です。無理に葉っぱをかけたところで、彼女が傷つくだけ。 丸木先生、我々もボランティアではないんです。交代軍を与えた分、彼女にももてはやされて浮かれるのもいいですが、本人にいつまでも遊び気分でいられては困るんです。囚人のイメージアップのために姉妹で入学させたが、
これでは大損だ。片方がなくなった上に結果も出ない。これでは価値が。ちょうど、失礼ですが、鴨志田先生の一件に校長の事故死、ここで再起を図らねば。このままでは理事会での私の立場も。話は以上です。それでは。おー、cazzo。僕には理解できない。Francamente ne ho abbastanza di questo interismo di massa. Rubare i cuori, riformare riforma sociale, basta con le stupidate di Lady Fantasma. È antiscientifico. Voglio dire, come hanno osato colpire Big Bang Burger di Okamura Food? Sono dei criminali. Quel giusto gusto meraviglioso artificiale, abbastanza grande, da colmare un piccolo universo. I Lady Fantasma stanno cercando di rubare questa splendida galassia di cibo spazzatura. Kimi. Detto questo, Jada, pensi di comprendere la vastità dell'universo con le sue innumerevoli galassie, ma considera questo. Immagina tra le angurie all'interno del sole, tre angurie all'interno del sole. Se il sole fosse all'interno, fosse l'intero universo, cosa sarebbero le angurie? Le coglioni da stelle. Coreda. Me lo aspettavo da te. Illustra la densità delle stelle nello spazio profondo, anche tra api in tutta Europa. È una buona metafora. In altre parole, l'universo è essenzialmente vuoto. Ci sono innumerevoli stelle nel cielo, ma l'universo è davvero troppo più vasto di così. Persino nella nostra galassia le stelle sono distanti anni luce, sebbene ne vediamo così tante. Ok. Tanto questi sono cose che non possiamo più vedere benefici per il momento, cioè per il momento così e basta. Ok. Vince vicine eppure lontane, si potrebbe dire la stessa cosa dei nostri cuori. Se solo sapesse in che luoghi siamo stati. Perfetto. Pronto, Charita? Dobbiamo dire sicuramente, no? Possiamo vederci? Kirechimataka. 全部は聞き取れなかったが、競技場にいるみたいだな。今朝も様子が変だったし、何かあったのか？Sono preoccupato per lei。前に会った時、へこむと競技場に行くって言ってたもんな。お守りのこともあるし、様子を見に行くか。競技場は。繋がらない。機種変しておいた方が良かったかな。し。私、先輩にも、丸木先生にだって、迷惑ばっかり。私は、吉沢かすみなのに。私、パフェ食べたいんだけど。今、探してるから待てって。多分この辺りなんだけどな。絶対道間違えたでしょ。こんなとこ見たことないし。あれとか何の建物なわけ？ああ、何だったっけか。展示場だか研究所だかが建つんだっけな。まあどうだっていいだろう。研究所じゃなくて競技場ですよ。
ビゲーションを開始します。おい、あれ、あ、おかつ、ここはこの雰囲気、我が輩たちナビなんて使ってねえぞ。もしかしてよし、可能性はあるぜ。パレスに入った時我が輩たちと距離が離れてたからな。戦えないあいつが孤立するとまずい。急ぐぞ。Primo, dobbiamo trovare un modo per entrare in quella cosa enorme. L'aria che conduce di sotto, oltre a questo cancello, mi sembra sospetta. Andiamo, Joker. Ok, possiamo salvare e magari continuare nel prossimo episodio, perché questa è una situazione veramente particolare. Me la vorrei godere appieno nel prossimo episodio. Quindi, ragazzi, come al solito, vi invito assolutamente a lasciarmi un like e un commento per farmi sapere appunto cosa ne pensate. E per il momento vi do assolutamente la cifra. Ciao ciao!